San Martino di Tours, egli mi ha vestito. Pochi personaggi possono vedere riassunta la loro storia in una singola azione, così profonda da condensare una vita. San Martino appartiene a questa speciale categoria. Il suo celebre mantello è il simbolo dell'uomo che nasce nel 316 o 317 nella periferia del tardo impero romano, in Pannonia, oggi Ungheria, figlio di un tribuno militare. I suoi genitori sono pagani, ma il ragazzino è incuriosito dal cristianesimo e già a 12 anni vorrebbe farsi a seta. Un editto imperiale arriva però a infrangere i sogni di solitudine e di preghiera. Martino deve arruolarsi e finisce in Gallia. Nel 335, come membro della guardia imperiale, il giovane soldato è incaricato spesso delle ronde notturne. Proprio durante una ronda in inverno si imbatte a cavallo in un mendicante seminudo. Martino ne ha compassione. Si sfila il mantello, lo taglia in due e ne regala una metà al povero. La notte seguente gli appare in sogno Gesù con indosso la parte di mantello che gli dice agli angeli: Ecco qui Martino, il soldato romano che non è battezzato, egli mi ha vestito. Il sogno impressiona molto il giovane soldato che alla festa di Pasqua successiva viene battezzato. Per una ventina d'anni continua a servire nell'esercito di Roma, ma appena gli è possibile si congeda e va a incontrare Poitiers, il vescovo Ilario, fermo avversario dell'eresia ariana. Questa posizione costa l'esilio a Ilario perché l'imperatore Costanzo II era un seguace di Ario. Anche Martino parte e va in Pannonia. Ma quando il vescovo rientra dall'esilio, Martina torna a trovarlo e ottiene l'autorizzazione a fondare un monastero nei pressi di Tours. Capanne e vita austera. L'ex soldato che aveva rivestito Cristo povero diventa povero lui stesso, come aveva desiderato. Prega e annuncia la fede girando per la Francia, dove in molti imparano a conoscerlo. Viene nominato vescovo di Tours nel 371. Martino accetta, ma col suo stile. Rifiuta di vivere da principe perché la gente in miseria, i detenuti, i malati continuano a trovare casa sotto il suo mantello. Nel 397, a Candès-Saint-Martin, l'ormai ottantenne vescovo parte per ricomporre uno scisma sorto nel clero locale. Riporta la pace, ma prima di ripartire viene assalito da febbri violente. Muore disteso sulla nuda terra per sua volontà e una grande folla assiste alle esequie di quest'uomo amatissimo. A lode di Dio.